Prepariamo insieme gli gnocchi all'acqua alla sorrentina, un'alternativa ai classici gnocchi di patate. Una ricetta perfetta per quando si ha poco tempo a disposizione, ma si ha voglia di qualcosa di buono. Vediamo insieme come fare. Innanzitutto lasciamo scaldare l'olio e soffriggiamo l'aglio. Aggiungiamo i pomodori, il basilico, aggiustiamo di sale. Mescoliamo, eliminiamo l'aglio e portiamo a cottura. A parte, in una padella o in una pentola portiamo a bollore l'acqua, aggiustiamo di sale e aggiungiamo la farina tutta insieme. Mescoliamo. Trasferite il composto sul piano di lavoro. Molto importante è lavorare il composto quando è ancora caldo. Lasciatelo intiepidire per un paio di minuti e quindi lavorate con attenzione. Non serve aggiungere farina sul piano di lavoro. Lavorate il composto fino a quando non risulterà ben amalgamato e liscio. Così, ecco, coprite e lasciate riposare per mezz'ora. Quindi prelevate dei pezzi di impasto e realizzate dei filoncini. Gli gnocchi all'acqua possono essere preparati in anticipo e conservati a temperatura ambiente al coperto, oppure cotti e conservati in una pirofila con un giro d'olio in frigorifero, sempre al coperto. Quindi realizzate gli gnocchi della grandezza che preferite. E rigateli col rigagnocchi o con una forchetta, oppure lasciateli così come sono. Come vedete, questa ricetta è semplicissima e veramente gli gnocchi si preparano in pochissimi minuti. Rivediamo insieme. Come vedete, l'impasto è veramente semplice da lavorare. Inoltre, gli gnocchi all'acqua possono essere congelati da crudi. Poi, quando li vorrete cucinare, li dovrete cuocere da congelati in acqua in ebollizione. Ed eccoli qui. Trasferite gli gnocchi su un vassoio o un tagliere e portate l'acqua a bollore. Quindi calate gli gnocchi e non appena salgono a galla li trasferite nel sugo. Non fate cuocere troppo gli gnocchi, altrimenti diventeranno duri. Quindi scolate gli gnocchi e trasferiteli nel sugo. Mescolate. A questo punto aggiungete basilico, formaggio grattugiato, a sentimento, mozzarella, trasferite gli gnocchi in una terrina e condite ancora a sentimento, quindi parmigiano, mozzarella, gnocchi, ancora parmigiano e mozzarella. Cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 15 minuti, fino a quando non si sarà formata una bella crosticina e la mozzarella non si sarà sciolta. Ecco qui. Madò, che acquolina!
I nostri gnocchi all'acqua alla sorrentina sono pronti per essere serviti. Buonissimi. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Ciao.